periodo con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo sul sagrato di Santa Maria delle Grazie tra la chiesetta antica e la chiesa grande di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi, attraverso Padre Pio racconta e dice, un testo di Padre Alessandro da Ripabottoni che raccoglie una serie di testimonianze e racconti. 1957, il dottor Vito Tricarico prende servizio presso il reparto ortopedico di Casa Sollievo della Sofferenza, che era ancora in fase di strutturazione. Recatosi in convento, attraverso una visita di cortesia, viene accolto da Padre Pio con un largo abbraccio. Padre Pio, racconta il dottore, mi chiese sulla mia famiglia d'origine e mi domandò in quale reparto avessi preso servizio. E quando apprese che si trattava del reparto di cura delle malattie delle ossa, si lasciò andare ad una battuta scherzosa, rivolto agli altri suoi confratelli, disse: abbiamo risolto il problema del brodo. Dopodiché mi congedò con un largo gesto di benedizione e di augurio. Tra l'altro, anche in un altro contesto differente, in questo caso Padre Pio era malato e molto giù di forze, era domenica pomeriggio e lui prendeva aria sul terrazzino dove oggi c'è la verandina. Ed ecco arrivate parecchie visite, tutti professionisti, avvocati, anche medici di San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis. I medici non si limitavano a domandare come si sentiva, ma ognuno suggeriva anche dei consigli e cure. Erano su per giù le medesime cose. Allora Padre Pio ascoltava anche con una certa impazienza. Il dottor Sanguinetti a qualche battuta ironica rispondeva: però mia madre mi insegnava che la prudenza è la prima delle virtù, volendo così aggiungere la sua alle proposte dei colleghi, i quali unanimi consigliavano che si usasse del riguardo. Ma Padre Pio, mal sopportando quella canzone, ecco, così scrive Padre Alessandro, che certo non andava giù per lui, intervenne con forza. Ma voi medici, quando mai avete capito niente? Disse. Il dottor Sanguinetti puntualizza a bassa voce: veramente io in lui non ho mai capito niente. E poi ancora un altro racconto che arriva sempre da padre Alessandro, ricreazione vespertina, arrivano due medici, padre Pio pronto al gruppetto che l'attorniava. Meglio un topo tra due gatti che un malato tra due medici. E per animare la conversazione domanda a bruciapelo: sapete dirmi perché i medici non scioperano mai? Allora, imbarazzati, non sapevano cosa rispondere, e Padre Pio, continuando con dolce malizia, non scioperano mai quelli della vostra categoria, perché si sono accorti che gli ammalati, anche senza le loro prestazioni mediche, guariscono egualmente ed anche al più presto. Però aggiunge subito che il medico va sempre rispettato. Honora medicum, prompter necessitate.